One, two, three, four. Thank you.
Buongiorno, buongiorno. Io sono Giulia Maria, siamo su Nobody, Puts Baby in a Corner, trasmessa su RKO. Questa è la terz'ultima puntata di questa radiotrasmissione che inizia con un sostantivo, ai noi, ai tutti, tutte è femminile. Guerra, dal germanico guerra, conflitto aperto e dichiarato fra due o più stati o in genere fra gruppi organizzati, etnici, sociali, religiosi. Nella sua forma estrema e cruenta, quando cioè si sia fatto ricorso alle armi, nel diritto internazionale è definita come una situazione giuridica in cui ciascuno degli stati belligeranti può, nei limiti fissati dal diritto internazionale, esercitare la violenza contro il territorio, le persone e i beni dell'altro stato e pretendere inoltre che gli stati rimasti fuori dal conflitto, cioè neutrali, assumano un comportamento imparziale. La guerra è peraltro ripudiata dall'articolo 2, paragrafo 3 e 4 della Carta delle Nazioni Unite e in Italia dall'articolo 11 della Costituzione come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. E questo è il titolo di questa radiotrasmissione di oggi. Il titolo è appunto guerra, dichiarazione di guerra, stato di guerra. Dichiarare, intimare guerra, provocare la guerra, cominciare, intraprendere, muovere guerra, portare la guerra a uno stato, fare la guerra, giocare alla guerra, aveva fatto la guerra, essere, entrare, andare, tornare, condurre, guidare, dirigere la guerra, finire, vincere, perdere la guerra, lo scoppio, l'inizio, il termine di una guerra, a guerra finita, in tempo di guerra, sul piede di guerra, essere in assetto di guerra, le rovine, le devastazioni, gli orrori della guerra, restrizioni di guerra, prigionieri di guerra, macchine, munizioni, navi, aeroplani da guerra, trombe di guerra, il campo, la sede, il teatro, lo scacchiere della guerra, l'arte della guerra, uomo di guerra, nome di guerra, grido di guerra, legislazione di guerra. Ci sono mille più applicazioni che si possono dare alla parola guerra. Ed è quello di cui parleremo oggi. Ne parlerò ovviamente rispetto a quello che sta succedendo e che succede purtroppo continuamente nella striscia di Gaza e la situazione, la cosiddetta incomprensibile situazione israelo-palestinese. Perché dico? Perché dico incomprensibile? Perché per me, che sono insomma mediamente intelligente oppure mediamente istruita, va forse meglio dire così, cancelliamo la parola intelligente da questa mia affermazione, risulta comunque di difficilissima comprensione ed è per questo che ho avuto veramente la fortuna venerdì, per cui ecco l'intervista che andremo a sentire fra breve rappresenta proprio ecco, una spiegazione che però si ferma a venerdì. Dico che si ferma a venerdì ed è ovviamente più che valida, però i fatti che sono avvenuti oggi sono, anzi stanotte, sono senz'altro significativi di come la situazione stia degenerando. E se non avete idea di quello che è successo oggi o stanotte, perché magari vi siete appena svegliati, vi voglio solo dire che a Gaza è stato tirato giù, è stato abbattuto il palazzo delle comunicazioni. Raid di Israele, leggo dal Corriere della Sera, su un campo profughi, morti 8 bambini e 2 donne, un'intera famiglia. Con il lancio di razzi anche sulla striscia di Gaza ha colpito un palazzo a Tel Aviv, un morto. Israele ha distrutto il palazzo che a Gaza ospita l'agenzia IP e Al Jazeera dopo averlo fatto evacuare. Hanno avuto un'ora per essere evacuati. Proteste e scontri anche in Cisgiordania. La foto è di quelle tremende che passeranno senz'altro alla storia perché si vedono chiaramente due scoppi, due colonne cosiddette di fumo che si alzano. Pare veramente a vederlo, sembra il lancio del razzo sulla Luna, e invece quello che succede non è che qualcuno sfonda le possibilità umane e va verso l'altrove, ma si va invece verso la Terra, verso la morte, verso la gravità. Ed ecco perché questa trasmissione io insomma ci ho tenuto, è la terz'ultima puntata di Nobody Puts Baby in a Corner. A fine maggio, il 30 maggio, che sarà una domenica, questa trasmissione va per così dire in vacanza, oppure insomma muta pelle, diventa, si abbronza, inizia ad abbronzarsi con grande calma, ma ci saranno circa 25, 26, 27, 28 podcast, 27 più o meno da poter riascoltare, quindi fatemi il piacere, riascoltatela se ogni tanto vi va o non avete nulla da fare o avete qualcosa da fare che appunto
ascoltare questa trasmissione. Ma passo all'intervista che volevo fare, anzi prima metto un altro brano e poi passo a questa intervista. L'intervista che ho fatto venerdì sera, ho avuto la fortuna di poter parlare con il professore Daniele De Luca, che è docente delle storie e delle relazioni internazionali al Dipartimento di Storia, Società e Studi sull'Uomo dell'Università del Salento, insegna storia delle relazioni internazionali al corso di laurea triennale in Scienze Politiche delle Relazioni Internazionali e Storia Internazionale del Medio Oriente presso il corso di laurea magistrale in Studi Geopolitici e Internazionali, sempre dell'Università del Salento. È un professore, un docente, un uomo soprattutto, che si occupa della questione israelo-palestinese, ma in generale di questioni relative al Medio Oriente, che sono sempre complesse, soprattutto viste da questa nostra prospettiva occidentale, da circa 30 anni. Ed è per quello che io vi consiglio veramente di ascoltarlo e di dare, insomma, a lui la parola, affinché iniziamo a capirci qualcosa, forse esprimerci in termini non solo di faziosità, così mi verrebbe da dire, senza una base, ma sapendo che cosa succede. E adesso io metto un breve pezzo, sono meno di 3 minuti, ed è un pezzo di quelli che io amo molto, i pezzi della nonna, il trio Lescano che canta "È arrivato l'ambasciatore", subito dopo il professore Daniele De Luca. Buon ascolto. Il professore De Luca quindi ci parla della questione israelo-palestinese, che è sempre una questione misteriosa. Anzitutto, perché lo è? Perché ha questo aspetto? Di cosa stiamo parlando? Ma allora dovremmo prenderci almeno una settimana di tempo minimo per poterne parlare. No, la questione, a prescindere dagli scherzi, che non sono scherzi, visto il momento drammatico che stiamo vivendo, è una questione estremamente complicata.
Ed è una questione estremamente complicata almeno dalla prima guerra mondiale, dalla fine della prima guerra mondiale, quando per dei chiari giochi da parte delle potenze imperialistiche e coloniali, quali Francia e Gran Bretagna, fu costruito un nuovo Medio Oriente perché nel Medio Oriente era stata scoperta una fonte energetica alternativa. Io lo dico sempre questa cosa, era alternativa in quel momento, oggi invece vediamo ahimè come è totalmente scontata, cioè il petrolio, e questo porterà a un ridisegnare la carta del vicino e Medio Oriente con forti interessi di quelle che, ripeto, erano in quel momento le superpotenze, cioè la Francia e la Gran Bretagna. Credo ci sia una data fondamentale, che è il 1916, quando a seguito degli accordi segreti Sykes-Picot tra Francia e Gran Bretagna, ripeto, il Medio Oriente fu praticamente spartito. Poi arriverà la conferenza di Sanremo del 1920 che formalizzerà ciò che era stato segretamente stabilito. Già da 6 anni, quindi. Da 4, sì. E quindi poi insomma andiamo avanti, cosa è successo? Sì, bene, dopo allora praticamente nel 1920 la Gran Bretagna riceve il cosiddetto mandato fiduciario, cioè ha il compito di amministrare politicamente e dal punto di vista dell'ordine pubblico all'interno del territorio, su un territorio che viene definito la Palestina. Perché dico viene definito la Palestina? Allora, innanzitutto dobbiamo chiarirci su un fatto: il termine Palestina viene adottato dai romani soltanto nel 135 d.C. Fino al 135 d.C. quella terra si chiamava Giudea. Successivamente prenderà questo nome, terra di Palestina, la terra dei Filistei in particolar modo, e cadrà sotto il controllo dei musulmani e in particolar modo dell'impero ottomano. Come dicevo prima, alla fine della prima guerra mondiale l'impero ottomano ovviamente muore, scompare, nasce la nuova Repubblica. Certo. Di Turchia, e quel territorio viene dato in mandato fiduciario alla Gran Bretagna. La Gran Bretagna, tra l'altro, fa una cosa che non era assolutamente contemplata dal mandato, perché il mandato esplicitamente vietava il cambiamento delle frontiere, e invece la Gran Bretagna lo fa, cioè praticamente spezza il territorio in due. Da buoni colonialisti, sempre. Certamente, questo da una parte rimane quella che continueremo a chiamare Palestina, dall'altra parte nasce un nuovo regno, il regno di Transgiordania, perché erano state fatte delle promesse alla famiglia Hascemita e in particolar modo al re Abdallah, e quindi nascerà il regno di Transgiordania. Poi dalla metà degli anni 40 questo nome cambierà in regno di Giordania. Questo praticamente in un periodo in cui quella terra praticamente è anche terra di migrazione da parte dei profughi ebrei. Gli ebrei cominciano ad emigrare verso la Palestina alla fine dell'Ottocento in maniera decisa. Perché e da quali aree? In particolar modo dalla Russia zarista, perché sono perseguitati dalla Russia zarista e dallo zar, e cominciano a formarsi delle organizzazioni sioniste, socialiste rivoluzionarie in particolar modo, che cominciano ad andare a migrare verso la Palestina a costituire degli insediamenti agricoli. Questo è un momento di svolta, perché da quel momento, poi sempre a seguito di persecuzioni da parte degli ebrei, 1881-82, 1905, successivamente con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, ma soprattutto con la persecuzione dei nazionalsocialisti, quindi della Shoah, gli ebrei tenteranno di emigrare verso la Palestina. Ci sarà praticamente un blocco proprio durante gli anni della Seconda Guerra Mondiale. Questo non viene mai ricordato, perché nel maggio del 1939 la Gran Bretagna, il governo britannico, firma, approva il cosiddetto White Paper on Palestine, il libro bianco sulla Palestina. Ed è Churchill a firmarlo? Prego? È Churchill in quel momento o no? No, in quel momento c'è ancora Chamberlain. Ah, c'è Chamberlain, diventerà primo ministro maggio 1940, okay, ma è comunque il governo conservatore. Certo. E il governo conservatore poi di Chamberlain, e perché? Perché va incontro a delle richieste da parte dei nazionalisti arabi presenti in Palestina, cioè bloccate l'emigrazione ebraica verso la Palestina. Quindi dal 1939 al 1900, i successivi 5 anni, perché il White Paper ha una durata di 5 anni, potevano emigrare verso la Palestina soltanto 75.
ogni anno, globalmente. Come dico sempre ai miei studenti, molte volte sulle date possiamo passarci sopra, però qui no, perché? Certo. Perché se il libro bianco è del 1939, vuol dire che sta iniziando la Seconda Guerra Mondiale e quindi sta per iniziare la Shoah. La persecuzione, certo. Bloccare gli ebrei all'interno di quella che Hitler aveva definito la fortezza Europa. E quindi questo crea una serie di problemi. Successivamente, finita la Seconda Guerra Mondiale, bisogna trovare una soluzione non soltanto ai profughi ebrei che non vogliono rimanere in Europa, che non possono emigrare verso gli Stati Uniti, che hanno una serie di limitazioni. Ricordo soltanto che alla fine della Seconda Guerra Mondiale gli ebrei ancora gli è vietata l'emigrazione verso la Palestina, perché è ancora in vigore il Libro Bianco. Tant'è vero che gli inglesi con armi da guerra bloccano le navi con i profughi ebrei a bordo e li portano nei campi di concentramento di Cipro. Da queste parti, Santa Maria Albani, certo, Santa Martina, Santa Cesarea, c'erano dei luoghi di ritrovo da cui in maniera clandestina gli ebrei poi partivano verso la Palestina. Certo, infatti c'è anche un piccolo museo della memoria proprio qua a Santa Maria al Bagno, sì. È un bellissimo museo, sì. Vi invito sempre ad andare a vedere. Lì ci sono dei graffiti che rappresentano l'emigrazione, la fine della diaspora. C'è un bellissimo graffito che io ricordo sempre, che da una parte c'è scritto Galut, che in ebraico vuol dire diaspora, dall'altra parte c'è Eretz Israel e la porta che porta dentro Eretz Israel, in ebraico vuol dire la terra di Israele. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale la Gran Bretagna non può più mantenere il controllo sulla Palestina. Per questa ragione la nuova organizzazione che sostituisce la Società delle Nazioni, cioè l'Organizzazione delle Nazioni Unite, sì, l'ONU, affida l'incarico a una commissione per trovare una soluzione. La soluzione è rappresentata ed è approvata il 29 novembre del 1947 dall'Assemblea Generale dell'ONU. Che cos'è questa risoluzione? Innanzitutto è il numero di questa risoluzione è fondamentale, perché è 181/2 ed è il cosiddetto piano di spartizione. Cioè sull'181/2, il cosiddetto piano di spartizione, interrompo un attimo l'intervista al professore De Luca e metto un pezzo e poi continuiamo. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la fête, je ne suis pas sur terre pour tuer des pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque des bombes et se moque des vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Della soluzione dei due stati per i due popoli, questa c'era già nel novembre del 1947, perché non si è applicata?
Perché quando il 14 maggio del 1948 finisce il controllo britannico sulla Palestina, gli ebrei immediatamente proclamano la nascita dello Stato di Israele, gli arabi si rifiutano di accettare, l'avevano già fatto nel novembre del 1947. Attenzione, io parlo degli stati arabi, certo, perché ancora in quel momento non c'era un'organizzazione che difendeva i diritti degli arabi presenti in Palestina. Sì. Questa nascerà soltanto nel 1964 e sarà l'OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina. Quando gli stati arabi rifiutano il piano di spartizione nel novembre del 1947 e all'alba del 15 di maggio del 1948 attaccano il neonato Stato ebraico nel tentativo di eradicarlo dalla regione, alla fine, tra il 48 e il 49, quando si combatte il primo conflitto arabo-israeliano, gli arabi vengono sconfitti miseramente dagli ebrei, dagli israeliani. Perché? Perché era una guerra particolare, era una guerra di sopravvivenza. Certo. Mentre gli eserciti arabi andavano a combattere una guerra che molti soldati non sentivano neanche come loro e non avevano coinvolto gli arabi presenti in Palestina, ma gli avevano soltanto detto lasciate quella terra, gli ebrei sanno che se perdono quella guerra scompariranno e quindi lo combattono anche da un punto di vista psicologico con una forza maggiore. Dal 48-49 ad oggi c'è stata una serie di guerre vere e di guerre a bassa, cosiddette a bassa intensità, fino ad arrivare alla crisi di questi giorni determinata da dal mio punto di vista, un chiaro pretesto. Ovviamente, professore, per te, per lei è una, insomma, cioè, è una deriva quasi, non voglio dire scontata, ma ovviamente la si aspetta. Invece per chi, diciamo, ascolta magari la rassegna stampa la mattina o legge i giornali, è come se nel mezzo di una pandemia all'improvviso un argomento, soprattutto a vederla dal punto di vista dell'Italia, quindi dell'informazione nel nostro paese, nel bel mezzo di una pandemia mondiale a un certo punto si risvegliano gli animi e parte una nuova guerra, letteralmente. Invece ovviamente non è così, invece cosa succede? No, non è una vera, innanzitutto non è una vera e propria guerra convenzionale, cioè non ci sono due eserciti chiari che si scontrano, c'è un esercito chiaramente identificabile che è quello dello Stato di Israele e dall'altra parte c'è in particolar modo un'associazione, un'organizzazione, chiedo scusa, che è riconosciuta da molti, molti stati europei e non solo europei come un'organizzazione terroristica, mi riferisco ad Hamas. Certo. Quando io parlo di pretesto di quello che è successo, allora brevemente, per il 10 di maggio era prevista un'udienza presso il Tribunale di Gerusalemme che rendesse operativo lo sfratto di alcune case occupate in quel momento da famiglie arabe nel quartiere di Sheikh Jarrah. Il quartiere di Sheikh Jarrah è un quartiere particolare di Gerusalemme Est, già il nome è particolare perché Jarrah vuol dire il guaritore, è dedicato quel quartiere al medico personale del Saladino, che è un personaggio fondamentale nella storia del Medio Oriente antico. Però attenzione, questa udienza, proprio per le proteste che erano state attivate, è stata bloccata, cioè nel senso che questa udienza il 10 di maggio non si è più tenuta, quindi lo sfratto è stato completamente bloccato. Però questo non ha bloccato le proteste all'interno di Gerusalemme. A questo punto Hamas all'interno di Gaza ha preferito prendere la palla al balzo, lanciare un ultimatum nei confronti dello Stato di Israele. Lo Stato di Israele a quell'ultimatum non si è piegato ovviamente e da lì è iniziata la raffica di missili di fabbricazione iraniana, di fabbricazione tedesca che Hamas lancia nei confronti dello Stato di Israele. Se non ho tenuto male il conto, perché ho visto proprio poco fa un programma televisivo della BBC, dovrebbero essere, fino adesso sono stati lanciati almeno 1200 missili dalla striscia di Gaza verso lo Stato di Israele. Tenga presente che questo numero però poi si riduce terribilmente nell'impatto perché Israele ha un sistema missilistico di protezione che si chiama Iron Dome che riesce a bloccare i missili prima che arrivino a colpire. In ogni caso almeno un terzo di questi missili hanno colpito soprattutto postazioni civili israeliane, ahimè per Hamas non quelle militari ma quelle civili, e provocando ovviamente una reazione ancora più forte da parte dello Stato di Israele che, ripeto, avendo un esercito regolare, un'aviazione regolare, certo, un'artiglieria regolare,
colpisce con una certa durezza. Ci sono già 100 morti, sentivo stamattina un numero intorno, sì. Sì, c'è un problema serio sulla questione dei morti. Perché? Perché praticamente, per quanto si possa parlare, lo metto tra virgolette, di bombe intelligenti, le bombe non sono mai estremamente intelligenti. Quindi quando viene individuato un obiettivo, quell'obiettivo viene colpito. Qual è il problema di Gaza? Gaza è una striscia, è un territorio stretto, piccolo, sovraffollato. Sì, ad alta densità, Hamas, certo. E Hamas in particolar modo fa una cosa estremamente... Uso un termine blando, ne vorrei usare uno molto più forte, ma direi, è abbastanza scorretto posizionare molte delle sue postazioni di intelligence o militari all'interno dei palazzi dove vivono le famiglie. I civili, e quindi sì. Nel momento in cui Israele reagisce e tenta di colpire quelle postazioni, purtroppo chi ne paga le conseguenze è la popolazione civile. E noi ascoltiamo Life on Mars, cantata da Aurora, Life on Mars David Bowie, e poi continuiamo con la splendida voce chiarificatrice del professore De Luca. It's a god awful small affair to the girl with her mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through a to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a saddening bore, 'cause she's seen it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools as they ask her to direi
è abbastanza scorretto posizionare molte delle sue postazioni intelligence o militari all'interno dei palazzi dove vivono le famiglie, i civili. E quindi, nel momento in cui Israele reagisce e tenta di colpire quelle postazioni, purtroppo chi ne paga le conseguenze è la popolazione civile. È chiaro, io ti faccio un'ultima domanda, che è la domanda direi più difficile, che è quella di che cosa succederà? Cosa succederà adesso? Allora, cosa succederà? Io quello che spero, io ho imparato dopo 30 anni di studio del Medio Oriente a non fare previsioni, perché ogni volta che si fa una previsione, questo in generale nella politica estera, devo essere sincero, nel caso del Medio Oriente ancora di più. Quando si fa una previsione puoi essere smentito dopo 5 minuti. Cosa succederà? Io spero innanzitutto che non ci sia un'operazione di terra da parte dell'esercito israeliano. Tra l'altro è stata erroneamente praticamente annunciata stamattina dalle testate, era stata così confusa, diciamo, c'era stata confusione proprio stamattina. Io credo che sia stato un trucchetto, devo essere sincero, perché l'informazione è partita da un tweet delle forze di difesa israeliane e io credo sia stato un trucco comunicativo, per non solo comunicativo ma anche militare, anche tattico, per vedere la possibile reazione di Hamas a un annuncio del genere. Ovviamente la stampa internazionale ci è caduta con tutti i piedi dentro, perché ovviamente venendo da una fonte ufficiale uno non la... Non rischia di fare il buco famoso? Come? Non rischia di fare il buco famoso giornalistico, pubblica? Esatto, però io stamattina ho visto le prime pagine dei giornali che portavano attacco da terra all'esercito israeliano. Sì, l'hanno pubblicato tutti. Quindi io credo che Israele, prima di entrare nella striscia di Gaza, ci pensi non due, ma 5-10 volte. Le dico solo questo: la striscia di Gaza fino al 1967 era di proprietà, diciamo così, dell'Egitto. Dopo la guerra dei giorni del 1967 e la conquista da parte di Israele di quella striscia, l'Egitto non l'ha mai più rivoluta indietro, perché è un'area particolarmente difficile da controllare. Quindi credo che le forze armate israeliane, il governo israeliano ci penseranno più volte prima di intraprendere un'operazione del genere. L'operazione può rimanere a questo punto, la chiamo per, come dire, in termine militare si usa il termine di guerra a bassa intensità, ma certo se io vivessi in quel momento, in quelle terre, probabilmente questa bassa intensità non la sentirei. Perché si chiama di bassa intensità? Perché, ripeto, non c'è un confronto diretto tra le forze armate. Quindi io prevedo ancora un periodo di guerra di bassa intensità con lanci di missili da una parte, forti risposte dall'altra parte, in attesa che la diplomazia si muova. Un brutto segnale è quello che la richiesta di tenere una riunione del Consiglio di sicurezza dell'ONU oggi è stata rinviata a domenica. Credo che la richiesta di rinvio sia stata prima cinese e poi supportata dagli Stati Uniti, quindi evidentemente questo... Gli antichi nemici che si coalizzano. Esatto, questo può essere visto in maniera negativa da una parte, cioè stiamo rinviando la soluzione del problema, ma anche in maniera positiva dall'altra, cioè vuol dire che la diplomazia in questo momento è all'opera. Sta lavorando, sì. Anche un'altra cosa, che oggi è venerdì, quindi è il venerdì musulmano, certo. Ma stasera, anzi è già iniziato, lo Shabbat ebraico. Certo. E poi c'è la domenica, quindi anche questo prendere tempo nell'ipotetico rispetto delle religioni dovrebbe essere preso in considerazione. Vedremo quello che succede. Certo, la situazione non è sicuramente pacifica e questo non fa gli interessi, dal mio punto di vista, dei palestinesi stessi, che sono estremamente divisi tra di loro, sia tra autorità nazionale palestinese, dove c'è il controllo di Fatah, che di Gaza, che è sotto il controllo di Hamas e con il supporto della Jihad islamica,
ma anche all'interno di Israele, perché nessuno, per esempio, sta, come dire, sottolineando il fatto che in questo momento ci sono seri problemi anche all'interno dello Stato di Israele, e quindi tra le comunità arabo-musulmane da una parte, e gli arabi che vivono in Israele sono cittadini israeliani, non hanno sì, cittadinanza, certo. E gli israeliani di religione ebraica, ci sono seri problemi di visione, e qui poi mi fermo, già rappresentata nelle ultime elezioni politiche in Israele per l'elezione del Parlamento, quando i partiti arabi si sono presentati alle elezioni separati. E questo ha creato un ulteriore indebolimento della presenza araba all'interno del Parlamento, perché anche questa è una cosa che forse la gente non sa, ma nel Parlamento israeliano ci sono almeno 5 formazioni arabe, una è rappresentata da Raham, cioè la lista araba unita, e un'altra è la lista unita, la joint list, che sono altri 4 partiti arabi. In tutto hanno al momento 10 seggi, considerate che il Parlamento israeliano è costituito da soltanto 120 seggi, e con questa divisione c'è stato praticamente un indebolimento della presenza araba all'interno del Parlamento. Sì. Quindi è bene ricordare che quando si dice che Israele è l'unica democrazia nell'area, è vero, perché basti pensare che al proprio interno, all'interno dell'organo più importante, cioè il Parlamento, c'è una buona presenza araba, e questo dovrebbe sicuramente, come dire, aprire gli occhi su molte volte dei giudizi troppo affrettati. Io ti faccio veramente l'ultimissima domanda, che anche questa è veramente così, quasi improbabile, però ci provo lo stesso. Se potessimo riazzerare tutta la situazione, ma quale sarebbe la vera soluzione? Cioè, quale sarebbe la soluzione ideale, ma letteralmente da un punto di vista proprio quasi, ripeto, utopico? Certo, allora mi rifaccio alle parole di Abu Mazen, cioè il leader di Fatah, e quindi il leader dell'OLP, sì, cioè colui il quale comanda le forze palestinesi all'interno della Cisgiordania. Abu Mazen qualche anno fa ha detto che la soluzione migliore sarebbe stato accettare il piano di spartizione del 1947. Ecco, io continuo a ritenere che la risoluzione 181/2 del 29 novembre del 1947, cioè la nascita di uno Stato arabo indipendente e di uno Stato ebraico indipendente, fosse in quel momento la soluzione migliore e oggi ancora la soluzione da perseguire, anche se ovviamente in questo momento rispetto al 47 sono cambiati gli equilibri da un punto di vista territoriale. Ma la cosiddetta two-state solution, che è perseguita anche per esempio dagli Stati Uniti, a prescindere da quale amministrazione entri nella Casa Bianca, sia ancora la migliore. La cosa complicata è mettere, come dire, le parti insieme, sedute allo stesso tavolo, e costringerle a trattare, così come fece nel 1978 il presidente Jimmy Carter, quando obbligò gli israeliani e il primo ministro Begin, gli egiziani e il presidente Sadat a rimanere chiusi 13 giorni nella sua residenza estiva di Camp David, ma alla fine uscirono con un accordo che porterà al trattato di pace dell'anno successivo. Benissimo, io ti ringrazio davvero, perché insomma, perché è sempre complicatissimo cercare di capire e trovarsi davanti a delle notizie che sicuramente ci lasciano piuttosto, insomma, sconvolti, ecco, che sconvolgono. Quindi grazie davvero. È stato chiaro, soprattutto questo sicuramente, una delle spiegazioni più chiare che abbia mai sentito, senza rischio di essere smentita, ecco. Benissimo, ti ringrazio tanto. Allora grazie davvero. Niente. Se ci diranno che per rifare il mondo c'è un mucchio di gente da mandare a fondo, noi che abbiamo troppe volte visto ammazzare per poi dire troppo tardi che è stato un errore, noi risponderemo. Gente, o la pensa in un modo
o non vale niente. Noi che non abbiamo finito ancora di contare quelli che il fanatismo ha fatto eliminare, noi risponderemo. Noi risponderemo. E se ci diranno che è un gran traditore chi difende la gente di un altro colore, noi che abbiamo visto gente con la pelle chiara fare cose di cui ci dovremmo vergognare, noi risponderemo, noi risponderemo. E se ci diranno che è un destino della terra selezionare i migliori attraverso la guerra, noi che ormai sappiamo bene che i più forti sono sempre stati i primi a finir morti, noi risponderemo, noi risponderemo. No, 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 no. E questo era Luigi Tenco che cantava "E se ci diranno", era il 1967. Ho mandato in onda un'intervista che ho fatto al professore De Luca, il professore De Luca, docente, come vi ho detto, dell'Università del Salento, di relazioni internazionali ed esperto di politiche medio orientali, come è evidente dalle cose che ha detto. Ma passo da un'intervista all'altra. Oggi è un giorno in cui, in questa terz'ultima puntata di Nobody Puts Pepe in a Corner su RKO, io sono Giulia Maria, è una trasmissione dialogante da questa e dall'altra parte del mare. Abbiamo, come sempre ormai da un po', e spero di averlo sempre in collegamento, il mio personalissimo corrispondente da Londra, che ormai è del tutto inglese, proprio da un punto di vista veramente burocratico, quindi non so come rivolgermi a lui, credo che lo chiamerò Sir Alessandro Marisgalco. Quello magari è un passaggio successivo, vero Ale? Ti do del lei anch'io come professore, poi. No. Sì, in Italia si usa, in UK è un po' diversa. Comunque, volevo solo fare una postilla. Come avete notato, ho messo solo due voci femminili nella mia playlist, che sono il trio Lescano e anche Aurora, che cantava Life on Mars, tra l'altro pezzo suggeritomi da Alessandro Mariscalco, che ringrazio sempre. E perché di solito questa radiotrasmissione mette solo voci femminili, anche che cantano cover di autori uomini, ma siccome la guerra è femminile, ma la fanno gli uomini, e allora così ho deciso di fare questo mio, come dire, calembour psicostorico sociale musicale, e per cui però sono tutte canzoni contro la guerra. Abbiamo sentito il grandissimo Boris Vian, che, del quale consiglio fra l'altro una biografia che è uscita per Giulio Perrone Editore, che è stato La Qualunque, quindi che, per chi non conosce Boris Vian, lo vada a conoscere, che cantava questa canzone che in italiano si chiama Il Disertore, in piena facoltà egregio presidente inizia. Abbiamo sentito E se ci diranno di Luigi Tenco, notissima canzone contro la guerra del 1967, quindi un attimo prima del 68. Abbiamo sentito all'inizio il festone fatto da John Lennon e Yoko Ono, Give Peace a Chance, o una cosa del genere, non la so mai pronunciare, e basta. Adesso sentiamo Alessandro Mariscalco. Buongiorno Ale, dici tutto. È molto vero, Giulia, la guerra è sempre fatta dagli uomini, sarebbe bello vedere più paesi guidati da donne, magari il mondo sarebbe diverso. Dico proprio una roba banale. Tra 100 anni, dice che dice che tra 100 ho letto più situazioni che la parità dei diritti fra uomini e donne si potrebbe raggiungere fra un secolo. Sì, sono appunto ovviamente soprattutto i ruoli di comando. Sì. Che sarebbe ora, diciamo. Più no, vabbè, Giulia, noi qua veniamo invece da una settimana di elezioni, c'è stato il famoso Super Thursday. E ancora dopo 10 anni. Beh, quel gruppo RH è un po' complicato. Super Thursday, ma tu, se c'è un super davanti diventa complicato, anche perché io c'ho un po' la lingua di pezza, quindi insomma, lingua di si pezza. Fatica. Come si potrebbe dire, tradurre lingua di pezza in inglese? Mopton. The Mopton. You have the Mopton. Tra l'altro sì, Ed Miliband, che era un ex leader del Labour, lucia proprio questo problema, ma a livelli che Jovanotti in confronto ha una dizione perfetta, però ecco. Insomma, ognuno, insomma,
al suo struggle, diciamo, i suoi problemi. Dicevo appunto il 6 maggio si sono svolte queste elezioni, ho partecipato anch'io perché c'era l'elezione anche del sindaco di Londra, come avevamo anticipato nell'ultima volta che ci eravamo sentiti, ha vinto come insomma era preventivabile Sadiq Khan, anche se ha vinto con meno, diciamo, margini di quanto ci si aspettasse sul suo avversario Shombeli, che era un candidato abbastanza debole. Ha vinto soprattutto al secondo conteggio, perché qua si esprimevano due preferenze. Io, per esempio, non mi vergogno a dire per chi voto, ho votato lui proprio perché non volevo dare in pasto ai conservatori anche Londra, e come secondo voto ho votato per esempio i Verdi, che sono cresciuti moltissimo in tutto il Regno Unito, e quindi Sadiq Khan è riuscito a vincere contando il secondo voto, quindi vuol dire che molte persone come prima preferenza non avevano espresso lui, ma avevano espresso magari i Verdi o i Leave Them, e come seconda preferenza lui. Quindi questo era anche un segnale di debolezza del partito laburista, che ne è uscito con le ossa rottissime da queste elezioni, soprattutto per quanto riguarda la piccola cittadina di Hartlepool, che era una by-election, si chiamano, che sono quindi elezioni su un singolo seggio che esisteva dal 1975, è sempre stato Labour, e quest'anno ha cambiato colore, che fa parte di quella zona lì, proprio di zona di confine, di quello che veniva chiamato il Red Wall, ossia tutta la parte a nord dell'Inghilterra, che è sempre stata a matrice laburista, e che è stata persa negli ultimi anni, e Hartlepool era l'ultimo, diciamo, baluardo, elezione che per esempio nel 2017 era stata vinta da Corbyn, con Starmer il nuovo segretario invece si è perso là, quindi insomma questo anche qui per paradosso evidenzia la debolezza anche qui dei movimenti di sinistra. Starmer, che si sta dimostrando come lo definiva Leonardo Clausi sul Manifesto qualche mese fa, la sua gestione molluschesca del partito, quindi mi sembra un bellissimo complimento essere definito un mollusco, certo. Ma più che altro sì, è una definizione molto azzeccata, perché anche molti esponenti del suo stesso partito non capiscono quale sia la sua linea di governo, quale sia la sua di governo di opposizione. Beh, visto che stiamo parlando di sinistre, che non si capisce quanto siano a sinistra, un bel giorno Enrico Letta, su cui riponevo almeno io qualche flebilissima speranza, si è svegliato dicendo che insomma bisogna, che lui è filo israeliano, poi si è pentito, poi la Boschi ha detto io sono un po' di qua un po' di là, e insomma come le sinistre si esprimono sempre in questi termini confusi e confusionari. Grazie. Ecco sì, questo sì, diciamo che è una tematica di questi giorni, questo diciamo è approccio un po' naif sull'israelo-palestinese. Pure io sentivo Maria Elena Boschi l'altro giorno, diceva Gerusalemme deve essere una città libera, insomma veramente affermazioni talmente generiche che non vogliono dire niente. Ma poi infatti che vuol dire Gerusalemme città libera? No, esatto. È come insomma ricordava il professore gli sfratti di Sheikh Jarrah e quello che è stato insomma la miccia. Ricordiamo però sempre, a me sarebbe anche giusto che tutti i movimenti di sinistra che così si definiscono ricordassero che la situazione comunque israelo-palestinese deve partire comunque da un presupposto, che c'è uno stato aggressore e oppressore, c'è una popolazione oppressa. Non è neanche uno Stato, perché la Palestina comunque Non è gran parte dei paesi occidentali non viene riconosciuta. Questo si ripercuote anche in Emilia, anche qui per esempio, ne parlavo nella puntata di Post-Brexit News Explosion, il podcast che insomma ricordiamo sempre. Dillo per bene, ogni volta. Post-Brexit News Explosion. Ok, se no uno come ti trova, se tu dici post-Brexit. Ma devo farla con questa voce da annunciatore del wrestling. Però anche... Ma forse quella è la giusta via. Che ricordo appunto con Angelo, il mio compare di podcast. Boccato. C'è stata appunto questa intervista di Emily Maitlis, che è una giornalista molto affermata, molto riconosciuta della BBC, questo programma Newsnight, che avevamo citato in passato per la sua intervista al principe Andrew, insomma per altri affari che magari vi recuperate nelle vecchie puntate di Giulia. Ha intervistato Usam Zomlot, che è l'ambasciatore palestinese nel Regno Unito, eppure lei partiva sempre comunque dal fatto della come si risponde, come reagisce lei ai razzi di Hamas. La risposta di Zomlot è stata molto precisa, anche molto molto dura, però molto educata. Ha detto: non capisco perché bisogna sempre partire dalla reazione dei palestinesi quando comunque il
sfratti così chiamati, poi con un termine ovviamente molto occidentale, però insomma togliere la casa alle persone, come abbiamo visto anche per esempio nel servizio fatto da Propaganda Live venerdì scorso, sì, di questo ragazzo, questo giornalista che parlava della sua famiglia che, a cui è stata tolta la casa dal quello che si chiama il settler colonialism. Quindi anche lì, come ricordava appunto il professore, storia di Israele e Palestina è anche storia di colonialismo, questo non bisogna mai dimenticarlo, certo. E in questo caso anche un'espansione a macchia d'olio dei coloni israeliani nelle zone che dovrebbero essere, anche secondo i trattati internazionali, zone palestinesi. Ecco, questo, come poi raccontavi tu sul bombardamento del palazzo di Associated Press, sì, è Al Jazeera, che poi ho letto stamattina un comunicato di Associated Press che smentiva il fatto che ci fossero esponenti di Hamas o comunque cellule o un quartier generale di Hamas in quel palazzo. Questo ovviamente noi ci rifacciamo, io rifaccio quello che dicono loro, poi quando i luoghi sono lontani uno si deve fidare di chi è sul campo, esatto, oppure non fidarsi, insomma anche lì è sempre, nonostante viviamo appunto nel 2021 con tutti i mezzi del caso, bisogna sempre certo, fare fact checking, come no? esatto, io mi fido molto per esempio di Michele Giorgio, l'inviato del Manifesto, che sta lì e per adesso sta scrivendo qualcosa come 5 articoli al giorno. Sì. È molto in gamba. Sì, è vero. Dunque, il mio valentissimo ascoltatore, sono molto fiera di avere lui come ascoltatore, che si chiama Nicolo Pica, che è uno studente dell'Università Sant'Anna di Pisa, che studia appunto scienze politiche, insomma niente di più nobile, mi scrive sull'opinione di Letta, mi suggerisce effettivamente, a Roma ci sono le elezioni e le minoranze votanti vanno allettate. È appunto un punto di vista informato e sicuramente da tenere presente. Sì, è la stessa cosa che succede per esempio in America. Io seguo un programma australiano che parla di America, vabbè, insomma una roba da nerd. Si parlava di Young, che era uno dei candidati per il Partito Democratico, e lui ha fatto tutto ultimamente una campagna comunicativa in favore di Israele, perché comunque parlando di New York credo sia la città con più densità di popolazione ebraica al mondo dopo Tel Aviv. Certo. Quindi purtroppo e che popolazione ebraica, insomma, mi verrebbe da dire. Io mi diverto sempre a fare questo gioco quando vedo delle cose che mi sembrano particolarmente intelligenti o particolarmente sagaci e che vanno in una direzione autoironica, ironica, che riconosco, diciamo, come mio piacere personale, ma anche come un certo gusto. Vado a controllare sempre se gli sceneggiatori, se chi ha scritto quelle cose per caso sono ebrei o di origine ebraica, ed è puntualmente così, sono di origine ebraica. Ovviamente il più famoso è Woody Allen, per dirne uno, legato a New York, ma io sono una tra le amanti di Philip Roth, lasciando perdere la Culture Council, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, Philip Roth è lì soprattutto, ma anche le serie televisive, ma anche tutte cose molto nuove, questo sangue ebraico che scorre ha una sua portata, non so, sarcastica, mi verrebbe da dire. Anche Bernie Sanders pure. Bernie Sanders, cioè, ma dove ti giri? Uno va a controllare, adesso non dirò tutti i nomi, va a controllare e è un gioco curioso, ecco, vedere da dove provengono. Succede ed è così, io non me lo spiego, sia chiaro che non me lo spiego, se esiste una spiegazione la vorrei venirne a capo, ecco, perché a latitudini così diverse, con biografie, storie così diverse, eppure c'è qualcosa c'è. Appunto, hai nominato Bernie Sanders, c'è un imbarazzante silenzio di Joe Biden? Sì e no, diciamo ovviamente, si attende. Appunto uno stato pedina fondamentale per gli Stati Uniti. Ricordiamo Trump che volle spostare l'ambasciata da Tel Aviv. Potremmo anche non ricordarlo, Trump. Però sì, esatto. Credo che Biden non abbia ancora, forse mi sbaglio, credo non abbia ancora nominato un ambasciatore. No, non è quello si parla di silenzio, appunto l'unico a parlare è Bernie Sanders in questo momento. Bernie. E anche Alexandra Ocasio-Cortez che ha parlato di apartheid. Anche lì bisogna ricordare che per esempio quando si parlava di Sudafrica ci furono grandi campagne mediatiche sulla fine dell'apartheid. Ecco, non vedo perché non bisogna utilizzare questo termine anche per quello che succede in Palestina. Infatti. Ale, tu mi dicevi di uno scivolone della BBC, così poi chiudiamo? Sì.
Sì, no, esatto, parlavo di, appunto dell'intervista di Emily Matlis, okay, all'ambasciatore palestinese nel Regno Unito. Sì, piacevole, ovviamente, questa è la mia opinione. Vabbè, io te sto ascoltando. Che però punta sempre appunto a come dire, inchiodare i palestinesi sulla reazione che hanno loro rispetto all'oppressione, appunto all'apartheid, chiamiamolo con parole che già esistono e hanno un significato molto pregnante di quello che fa Israele. Quindi secondo me per mettere quel discorso, partire con quel framing, con quell'inquadratura, è un po' tendenzioso, e insomma questo è quello che ha risposto appunto l'ambasciatore palestinese in maniera molto puntuale. Invito a guardare l'intervista, se insomma capite in inglese. Invito anche ad ascoltare e a vedere tutti i video di studiosi storici, accademici israeliani. Io penso sempre a Ilan Papé, per esempio lui, rispetto alla situazione dei due stati, anni fa lui parlava di uno stato unico, forse purtroppo ormai è un'idea proprio come Sudafrica, appunto, che non si può più attuare, o anche Norman Finkelstein, che hanno posizioni diverse, però sono sempre illuminanti, insomma, sono studiosi da tenere in considerazione per farsi anche un'idea, anche perché poi vediamo, le idee sono molto diverse tra loro, anche della persona che magari si identificano con posizioni politiche similari. Allora io a questo punto vi invito come sempre a sua volta a seguire come secondo grado, diciamo, come collegamento Alessandro Mariscalco sui suoi vari social, come Alessandro Mariscalco su Instagram, su Facebook, su Twitter, ma ha appunto questo podcast che lui conduce con Alessandro Boccato, che si chiama Angelo. Ah, certo, cioè sei tu Alessandro, sì, beh, sai, quei quattro neuroni li metto in circolo per un paio di nomi. Perché adesso devo dire Post Brexit News Explosion, detto bene? Assolutamente, sì, yeah. Siamo usciti anche con la newsletter dove c'è un'intervista a Matteo Pascoletti, che è giornalista che vive in Scozia, ci racconta un po' di Scozia, anche perché lì ci sono state lezioni molto importanti. Infatti, come ci si iscrive a questa newsletter, che mi vado a scrivere subito? Andate sulla nostra pagina YouTube, nella parte insomma dei commenti, la descrizione di ogni video trovate il link per potervi iscrivere ogni due settimane in concomitanza, una settimana in anticipo rispetto a quello che è la programmazione video, uscirà anche a corredo, insomma, la nostra newsletter, curata da Angelo da quel punto di vista. Mi vado a iscrivere subito e nel frattempo Ale, come sempre, resta in collegamento, che dobbiamo dirci i nostri fattarelli da amici. Io però metto un pezzo, che pezzo, metto Under Pressure, cantato niente po' di meno che da Annie Lennox e da David Bowie. Buongiorno. Ovviamente stiamo sentendo circa 5 minuti di applausi, non è vero, però, perché c'è David Bowie che sta facendo entrare Annie Lennox, cioè non so se voi non aveste applaudito per tutto questo tempo. E vanno! Sing down on me.
most exquisite animals. Fatemi sapere. Ecco, fino all'ultimo secondo gli applausi, ovviamente. Fatemi sapere se esiste qualcosa di più bello di questo brano, della versione di questo brano. Lennox e David Bowie che cantano Under Pressure. Di sottofondo abbiamo come sempre Hall Blues. Abbiamo sentito Alessandro Mariscalco in ordine decrescente e poi il professore De Luca, Daniele De Luca, che ci ha parlato della questione israelo-palestinese come pochi che ne capiscono. Quindi io spero che voi possiate ascoltarmi, ma non solo in diretta, anche in podcast. Adesso appunto dirò quella famosa frase che mi ha dettato Marco Chiffi, che sempre ringrazio e saluto insieme a Francesca. Potete ascoltarci e riascoltarci su www.rkoneir.com, dove trovate i podcast di questo programma e di tutti gli altri programmi di RKO, e vi ricordo anche di seguire RKO attraverso i social su Facebook, Instagram e Twitter. Io sono già le 11.07, ma come avevo preannunciato, forse no, comunque mi prendo un'altra decina di minuti, perché ovviamente va fatta una carrellata sulle altre cose. Mentre la guerra impazza, il mondo comunque va avanti, succedono altre cose, quindi io ve le dico più che rapidamente, le mischio fra politica e anche cultura, diciamo cultura generica, sempre riferito alla guerra. Però dai porti italiani partono armi destinate a Israele, bisogna saperlo, ma a Livorno i portuali bloccano il carico. Prendo questa notizia dal The Post International. The Weapon Watch, l'osservatorio sulle armi nei porti europei, è venuto a conoscenza che carichi di proiettili ad alta precisione destinati al porto israeliano di Ashdod sono stati imbarcati il 13 maggio 2021 dal porto di Genova, armi che potrebbero alimentare gli attacchi della popolazione palestinese alla popolazione palestinese già duramente colpita. Nel comunicato dell'associazione si leggono i dettagli: le operazioni di imbarco si sono svolte senza che il container toccasse la banchina, il rifiuto però del porto di Livorno. Quindi dai porti italiani partono armi per Israele, ve la faccio breve, ma c'è chi si dissocia. Si tratta dei portuali di Livorno che oggi, che sarebbe ieri, sabato 15 maggio, si opporranno al carico per la nave Asiatic Highland e scrivono: non sappiamo ancora, scrivono i sindacati dei portuali livornesi, se anche nel nostro porto verranno caricati contenitori di armi ed esplosivi, ma sicuramente non sarebbe la prima volta che questo accade. Stiamo cercando di raccogliere informazioni in tal senso. Proprio nella giornata di ieri abbiamo ricevuto una segnalazione circa la presenza presso il Molo Italia di decine di mezzi blindati militari pronti a essere imbarcati. E quindi sostanzialmente si rifiutano, e questo vuol dire fare resistenza. Quindi grazie veramente ai portuali di Livorno che non caricano le armi. Ma ancora, sempre dal punto di vista giornalistico, abbiamo la nuova direttrice del Washington Post. Lei si chiama Sally Busby, è una donna, è stata nominata appunto qualche giorno fa. Lei ha 55 anni, è stata a lungo direttrice della Associated Press, è la prima donna, come al solito insomma assistiamo a una serie di primati, ma non sono mai abbastanza, a dirigere il Washington Post nei 144 anni di storia del giornale. Prende il posto ovviamente di un uomo, di Martin Baron, che l'aveva diretto dal giornale dal 2012 fino al febbraio 2021. C'è ovviamente una sua biografia, vi invito a guardarla, Sally Busby. Quindi questa è una notizia, ma ce n'è un'altra di primati, così per così dire, femminili. Il fatto che bisogna sempre parlare di primati femminili non è una buona notizia, perché ci stupiamo quando una donna prende posti apicali, e invece dovrebbe essere del tutto normale. Avverrà fra 100 anni, quando un'altra Giulia Maria trasmetterà da casa sua un'altra Nobody Puts Baby in a Corner. Elisabetta Bellomi, prima donna al vertice dei servizi segreti, ne avete sentito parlare sicuramente, la scelta del premier Draghi, lei sostituisce Gennaro Vecchione, il prefetto precedente, e sarà la prima ovviamente donna al vertice del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza. Ha un curriculum che non ve lo dico neanche a parlarne, è stata praticamente da quando si è laureata, è sempre una donna dell'intelligence, però è la prima volta che arriva al vertice dell'intelligence, non è uno 007 come si dice, questo è un errore, una disintermediazione per facilitare la comunicazione, ma lei è insomma si occuperà appunto di sicurezza, di momenti di crisi. E io mi chiedo sempre se queste donne che risolvono la qualunque quando hanno dei figli adolescenti sono così brave allo stesso modo. È veramente una questione probabilmente di lana caprina che io mi pongo, lo dico senza problemi. Ancora invece dal mondo, avete sentito, c'è un'altra guerra di cui ci stiamo dimenticando, ma c'è una miss che si chiama Ana Belén. Ana Belén, questa è
prendo la notizia dal Canadian, è una Miss Anna Belen, la quale è del 1992, Tet Hutun, e ha vinto, appunto, è diventata Miss Universo per il Myanmar, appunto, nel 2016. Ha lavorato come attrice e presentatrice televisiva, ma adesso è una guerrigliera, è diventata una guerrigliera, fa appunto una guerriglia contro i militari. Si possono anche vedere delle sue foto da Miss, ma adesso imbraccia le armi, come si dice, e combatte per la liberazione del suo popolo, quindi del Myanmar, di cui abbiamo a lungo parlato e ce ne stiamo dimenticando, le famose guerre dimenticate, ma cerchiamo di non farlo. Ancora invece notizie, queste sono notizie, diciamo così, non legate alla politica, ma sono notizie di costume molto importanti. La prima è che la NBC non trasmetterà il Golden Globe. La NBC non trasmetterà il Golden Globe perché c'è un motivo: NBC è storica emittente televisiva statunitense, e che si rifiuta di trasmettere la cerimonia dei Golden Globe perché i premi, i Golden Globe, per chi non lo sapesse, sono i premi per il cinema e per la TV della gerarchia di Hollywood, vengono subito dopo gli Oscar e vengono assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association. Hanno deciso che non vogliono trasmetterlo perché non rispettano, i Golden Globe non rispettano la diversità, in sostanza. Nel suo comunicato NBC ha detto: siamo convinti che la AHFPA sia motivata a compiere questa importante riforma, tuttavia un cambiamento di questa portata richiede tempo e lavoro, e riteniamo che questa associazione AHFPA abbia bisogno di tempo per fare le cose per bene. Per questo la NBC non trasmetterà i Golden Globe nel 2022. Se l'associazione porterà a termine il suo piano di riforma, siamo fiduciosi di poter tornare a trasmettere lo show nel gennaio del 2023, perché appunto non ci sono consulenti per la diversità, e questo è il punto. E vorrebbe la NBC che ci fosse un aumento del 50% del numero dei membri di questa Hollywood Foreign Press Association. Hollywood non è mai stata inclusiva, diciamocelo molto chiaramente. Ancora però passiamo, appunto, dai Golden Globe ai Davide Donatello, che sono stati all'inizio di questa settimana, anzi alla fine della precedente. Ci sono due notizie che a me mi hanno particolarmente colpita. La prima è la grandissima, meravigliosa Sandra Milo, che io ho avuto l'onore e il piacere di incontrare quando avevo 5 anni, l'ho raccontato sul mio Facebook e su Instagram, viva di leggerlo. Era una bambina e me la ricordo come una vera santa, e lei ha dichiarato, l'hanno dato un premio alla carriera a 88 anni, ha dichiarato: non è mai troppo tardi per prendere un premio, e quindi io idealmente abbraccio tutta la sua gioviale burrosità Sandra Milo. Ma soprattutto sono stati Davide Di Donatello e di Mattia Torre. Mattia Torre è stato questo sceneggiatore italiano straordinariamente dotato, che è morto molto giovane, quarantenne se non sbaglio, o poco più, che ha una figlia, dei figli anzi, e ha vinto appunto la migliore sceneggiatura per il film Figli, e a ritirare questo premio è stata Emma Torre, sua figlia. Vi leggo l'articolo del Corriere, e dice: il Davide Donatello accanto all'urna con le ceneri di Mattia Torre in un angolo del soggiorno della casa a Testaccio, dove ci accoglie Francesca, la moglie, e Emma, la figlia di 11 anni, è nata l'11 settembre, il giorno dell'attentato alle Torri Gemelle, una di quelle bambine che evidentemente ha qualcosa nel suo destino. Gli amici dicono che Emma è una torre che vale per due. È stata lei, Emma, ad aver fatto piangere tutti col suo discorso di ringraziamento per Figli. Mi sto commuovendo anch'io perché l'ho vista, di cui è stato sceneggiatore suo papà, che è morto, appunto, vi dicevo, a 47 anni, nel 2019, nel pieno della sua maturità artistica umana. Ha detto... va bene, andatevela a vedere, ma comunque lei ha detto: bravo papà, sei riuscito a vincere questo premio anche se non ci sei più. E poi ha detto: Emma, ringrazio anche le ostetriche che fanno nascere nuove vite e i medici che si impegnano a non far volare via le persone. E poi ha ringraziato sua madre, suo padre, i suoi amici, ha ringraziato un Valerio Mastrandrea, che era immerso nelle lacrime, e quindi insomma è stata veramente un'azione
straordinariamente alta. E dice Francesca, dice che la, poi la mamma Francesca fa l'ostetrica, per questo lei ringraziava l'ostetrica. Mattia Torre è stato uno degli inventori della serie cult Boris, non uno qualunque, e ha sceneggiato appunto Figli. Dice che Valerio Mastandrea ha guardato, si sono guardati con la mamma, con Francesca, e Valerio Mastandrea ha detto: è lei ce l'ha fatta, lei è una torre. Quindi grazie Emma, andatevela veramente a vedere perché è straordinariamente bella, bella in senso greco, kalos kai katos. Ancora, ultima veramente, oggi centinaia di sacerdoti, si parla da venerdì, di tedeschi hanno benedetto coppie dello stesso sesso legate dall'unione civile, andando contro il divieto imposto a marzo dalle congregazioni per la dottrina della fede, l'organo della Chiesa Cattolica che dirime questioni sulle dottrine cattoliche. La benedizione sono avvenute nel corso di un'iniziativa che ha avuto come motto Lai Begint Wint, ovvero l'amore vince, grazie alla Germania perché l'amore vince. Metto subito un pezzo dopo questa velocissima cavalcata che ho fatto, e poi ci sono altri due piccoli momenti, che sono quello dell'editoria dell'arte della poesia, quindi sono tre effettivamente, ma si sa che la matematica non è il mio forte. Sto nel frattempo in cui parlo decidendo che pezzo mettere, metto senz'altro questo pezzo, ultimo blocchetto, e poi ci sentiamo domenica prossima. Loro sono la rappresentante di lista, e questa è Panico. Dai, guarda sul cielo, com'è poco rumore, un po' di vento, non mi spavento. Ti dico che è una festa, amore, e tutti ballano. Non era il panico, non era il panico, non era il panico, non era il panico. Le urla strazianti sono compleanni, le bombe giù in centro, il capodanno cinese. Ti dico che è una festa, amore, e tutti ballano. E allora rido. C'è una macchina che passa e le finestre sono tutte giù. Mio padre e mia madre hanno ripreso a fare l'amore. Ti dico che è una festa, amore, e tutti ballano. Non era il panico, non era il panico, non era il panico, non era il panico. Piazza si calpesta e quello che rimane è che ho perso le scarpe, anche mia madre mi cammina in testa. Ti dico che è una festa, amore, il panico è la nostra guerra, è la paura che ci manca, ma oggi so dove andare, so dove scappare. Ti dico che è una festa, amore, e tutti ballano. E allora rido. Non ve lo voglio dire quanto ho cantato a squarciagola, compresa questa in cui l'ho mandata in onda adesso, questa canzone durante il primo lockdown, facendo anche la parte
Scusate, va bene, la rappresentante di lista Panico, un grandissimo pezzo. Ma adesso le ultime tre notizie veloci. Primo, il notizie, anzi consigli. Primo, il consiglio d'arte. Lei si chiama Carlotta Valente, la trovate su Instagram come Carlotta Valente, ed è una fotografa, non so cosa vuol dire, ma Darkroom Rat at Studio Bayard. Vi consiglio di seguirla, fa delle cose veramente, veramente interessanti, che paiono mondi strani, particolari, roba aliena. Quindi, siccome a me la roba aliena piace particolarmente, credo di aver sposato un alieno, ne sono quasi persuasa. Quindi Carlotta Valente, con tre T, Carlotta Valente, va seguita. L'ho scoperta grazie a Loredana Lipperini, storica, meravigliosa voce, amatissima voce di Radio 3. Quindi lei è il consiglio artistico, ma un consiglio invece, come al solito, editoriale, è che Elena Giannini Belotti aveva scritto dalla parte delle bambine. Sabato 8 maggio la Società Italiana delle Letterate ha conferito la tessera onoraria dell'associazione Elena Giannini Belotti, maestra, pedagogista, scrittrice, conosciuta appunto per il suo libro Dalla parte delle bambine. Nell'evento trasmesso in streaming che si è chiamato Omaggio, che si può recuperare, a Elena Giannini Belotti, la presidente e alcune socie della SIL tracciano un profilo della scrittrice e della sua produzione. Dalla parte delle bambine è una dichiarazione di intenti fortissima, che non assume le bambine come oggetto di riflessione, ma si schiera apertamente con loro, e quindi è dalla parte delle bambine. È uscito nel 73 e era rappresentato per le giovani donne e mamme che allora avevano un punto di riferimento fondamentale per ripensare alla nostra educazione, e soprattutto per progettare quella delle nostre figlie e dei nostri figli su basi diverse. Sono passati 50 anni, ma va ancora fortemente riletto Elena Giannini Belotti dalla parte delle bambine. Ancora, come al solito, io ho tra le mani, veramente non la vedo in questo momento, il mio, eccolo, sì, saranno sepolto tra una serie di pubblicazioni, fra Robinson, Internazionale e varie altre, la amatissima, come sempre, mademoiselle, madame, signor Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir, Il secondo sesso, pagina 535, apro a caso. E in un altro libro ancora, Le Tutunières, Colette ha evocato questo aspetto contrario alla vita delle donne. Tre sorelle infelici o inquiete nei loro amori si riuniscono ogni notte intorno al vecchio canapè della loro infanzia. Là esse si riposano, ruminando le preoccupazioni del giorno, preparando le battaglie dell'indomani, assaporando i fugaci piaceri di un diligente riposo, di un buon sonno, di un bagno caldo, di una crisi di lacrime. Quasi non si parlano, ma ognuna crea per le altre una specie di nido. Tutto quello che passa tra loro è vero. Per certe donne questa intimità frivola e calda è più preziosa delle relazioni con gli uomini. E in un'altra donna, che è la narcisista, come al tempo dell'adolescenza trova una coppia privilegiata e nei suoi occhi attenti e competenti, che potrà ammirare il suo vestito ben tagliato, la sua casa raffinata, e via via via. Come al solito, lei dove la metti sta. Ci sono anche dei capitoli in cui si parla delle donne nella guerra, ma come sapete, io apro questo libro a caso e quello che succede succede, ma succedono sempre meraviglie. E infine Sara mi dice la adoro, però mi devi dire chi, la Belotti? Penso di sì, per dalla parte delle bambine. Sara, che saluto e che abbraccio sempre. Ma vado alla poesia, e poi ultimo brano, ancora di un uomo che però sono sicura non farebbe mai la guerra. La poesia la scelgo fra appunto tutte donne, poetesse donne che hanno parlato di guerra. Ce ne sono diverse, nella poesia, quindi vediamo che ve la scelgo, la sto scegliendo qui davanti ai vostri occhi, cioè solo ai miei occhi, ma davanti alle vostre orecchie. Eccola, Lucine Fink, poetessa Finch, no Finch perché è inglese, poetessa di Birmingham. Nel dialogo tra i soldati nemici, questa poesia si chiama Two on the Battlefield, appunto, due sul campo di battaglia. Che Dio ci aiuti entrambi. Chi hai lasciato dietro di te? Che amavi? Una donna bianca come un pallido fiore e tremante come un fiore. E l'ho lasciata tremante come un fiore. E tu? Chi hai lasciato? Mia moglie e il mio bambino, un ragazzino dai capelli biondi e dagli occhi sognanti e interrogativi, che mi sorrideva mentre lei piangeva. Che Dio aiuti le donne in tutto il mondo che attendono. Ecco, prendi la mia mano. Vorrei che le nostre donne ci vedessero ora, insieme, abbracciati, e piangessero l'una sul cuore dell'altra, confortandosi a vicenda per la nostra assenza. Ecco, prendi la mia mano, fratello morto, che io ho ucciso e che mi hai ucciso. Saliamo insieme a Dio e chiediamogli tutto.
È una poesia del 1915, ripeto, la poetessa si chiama Lucine Finch, credetemi, in una tesi di laurea che si chiama Versi sovversivi, le poetesse pacifiste della Grande Guerra, scritto da Bruna Bianchi all'Università Ca' Foscari di Venezia, ho così fatto un veloce scorrimento di 20 pagine e mi è saltata agli occhi questa poesia, e credo che non ci sia poesia più adatta, soprattutto per raccontare ancora una volta la questione israelo-palestinese. Per me è stata una portata molto importante. Io vi ringrazio per essere stati qui con me, appunto è la terz'ultima, quindi ne mancano altre tre se la matematica non mi inganna, di solito mi inganna sempre, ma forse questa volta non mi inganna. Io sono Giulia Maria, questa trasmissione si chiama Nobody Puts Baby in a Corner, siamo su RKO, abbiamo sentito il professore De Luca e Alessandro Maniscalco, il professore De Luca dell'Università del Salento e Alessandro Maniscalco da Londra, e io chiudo con una meravigliosa canzone di Lucio Leoni, ma è un omaggio, appunto, è una cover, un brutto termine, ma è così, che si chiama Cadetti. Buona domenica, Giulia Maria, Nobody Puts Baby in a Corner, RKO. Mamma, ti ricordi quando che ero piccoletto? Che me ce voleva la scaletta pannalletto? Come son cresciuto, mamma mia, devi vedere. Figurati che faccio il corazziere. Dicono che di crescere non mi dovrò fermare, dicono che posso ancora più alto diventare, e perciò la sera quando c'è la ritirata mi danno l'acqua come all'insalata. E certamente crescerò, ma in attesa mi farò i tacchetti alti un metro e un po'. Quando noi di scorta andiamo appresso una vettura, noi dobbiamo essere tutti uguali di statura, e io perciò cammino tutto dritto presso il cocchio e i miei compagni marciano in ginocchio. Oh, mi ricordo quando ero cadetto a Caglianello, eravamo lì che si caglianellava del più e del meno, e sa, Caglianella oggi, Caglianella domani, ma non c'era quell'amalgama sia fittizio che avvocatizio, e non disgiunto da quel senso euforico ed assiomatico che distingue gli altri concreti per il senso siderurgico e metallurgico. Eravamo lì che facevamo i cadetti quando viene uno e fa: scusi, no, che loro fanno i cadetti, dico sì, perché dice: beh, allora me ne faccia due. Non l'avesse mai detto, non l'avrebbe sentito nessuno. Comunque noi continuavamo a fare i cadetti e ne facevamo anche parecchi, tanto che la gente passava e diceva: ma guarda quelli lì come fanno i cadetti, ma guarda quelli lì come fanno i cadetti. La cosa cominciava a prendere un po' da fumicadiccio, tanto che provocò un decreto ministeriale che limitava la sola domenica il fatto di dire: ma guarda quelli lì come fanno i cadetti. I ragazzi, pur tuttavia consci di un effimero destino, si limitavano al fatto cauzionale e quindi optavano. La madre, il padre non c'erano, e cominciò a piovere un'acqua, ma un'acqua che veniva giù. Tutti dicevano: almeno andasse in su, ma va. Un ingegnere che si trovava presente dice: la riparo io, niente da fare. Eppure era un ingegnere giovane che aveva raggiunto la metà agognata. La cognata, ma non deve essere così, no, 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 no. Dice il comandante che farò una gran carriera, perché c'ho la spada, gli speroni e la pancera, per quel piede dolce saldo il cuor, la mano lesta, e c'ho sta cazzarola sulla testa. Quando nella mensa siamo tutti radunati, gli altri se ne stanno bene bene accomodati, mangiano seduti, io soltanto sono quello che mangia in piedi sopra uno sgabello. Quando va per la città tutti esclamano: guarda là, di quell'ora ziero se ne vede la metà. Quando alla rivista andiamo tutti equipaggiati, e gli altri hanno i cavalli proprio veri, ben piantati. Boh, io di quei cavalli forse non ne sono degno, e c'ho un cavallo a dondolo di legno. Se vedi un elmo che cammina solo, salutalo e sollevalo dal suolo, che sotto mamma mia con gran piacere si troverai tuo figlio carrozziere. Ok, la trasmissione è finita, ma io devo dirlo, anche se sono le 11:29, questa canzone è Cadetti, si trova nell'album di Lucio Leoni, e a suonare la tromba è Giorgio Distante, che è mio marito. Buona domenica!